Sono le 8, siamo qua alla Gran Fondo Guanella. Abbiamo una delle prime partenti in prima griglia. Come ti chiami? Perfetto, Anna Cordella. oggi cosa faremo di bello? Come percorso solo uno, però. È unico ma è molto impegnativo, molto bello perché i paesaggi qui sono bellissimi, poi io sono di Como, Ah, quindi ok. amo queste zone, però è dura. Oggi Suggerimenti? è dura, oggi è dura fare bene le salite, occhio in discesa e stare nel gruppo, nei falsi piani e tutto quanto. Pianura ce n'è poca. Poi Ok. fino all'ultimo, visto che anche l'arrivo non molla. Ok, Non grazie. molla. Don Guanella, siamo sulle griglie di partenza, abbiamo con noi Nome? Sacchi Oreste. Alessandro Bonaccina. Po' carico oggi, eh? 100, quasi 130 km. Che percorso prevediamo oggi? Percorso sarà sicuramente dura, però penso che, visto che siamo del posto, conosciamo bene le strade, non dovremmo perderci per strada e sicuramente sarà di soddisfazione. Tra l'altro lui è il presidente della Federazione Ciclistica Lecchese, quindi Ah, non è proprio l'ultimo arrivato. Ci ha l'ultimo arrivato in bici. onorato dalla sua presenza oggi. Bravo Sandro. Grazie. Allora, abbiamo con noi uno degli sponsor di oggi che ha incluso nel pacco gara questa bellissima polo che ci spiegherà le firme esattamente quali sono. Allora, adesso ricordarmene tutte è No, difficile. vabbè. Comunque, Cadel Evans, El Diablo, Zanardi, Bugno e poi le altre non me le ricordo. Ok. Bisogna chiederle a loro. Dama Italia Sportswear, allora una partnership con Jesse Alpi per maglie e abbigliamento. Maglie, abbigliamento e dall'anno scorso e siamo sponsor anche della Gran Fondo, quella Gavia Montirolo, oltre a questa. E poi abbiamo fatto le maglie probabilmente per altre gare, ma in partnership con gli sponsor. Abbiamo già l'esclusiva della scelta? Dopo la Sì, e quella votazione. è già stata anche messa su internet, è quella bianca, verde, bianca e verde, Perfetto. soprattutto il colore quest'anno che vogliono il bianco. Ok, grazie. Grazie.
Guanella, edizione rinnovata con un percorso nuovo, insomma è andata anche bene quest'anno, sole, mille persone, tanta festa. Sì, tanta festa, tanta stanchezza, addirittura vorrei dire per assurdo troppo caldo, ma è una battuta ovviamente. Le previsioni non davano così bello, invece la provvidenza, come dice Don Agostino, ci ha messo del suo e ci ha mandato una giornata addirittura super super estiva. Bene sul percorso nuovo con la salita al Ghisallo e poi dall'altra parte tutta la mega Brianza con tutti i suoi colli eccetera eccetera. Direi massima soddisfazione, la data secondo me è un po' da rivedere perché arrivare alla fine di maggio e andare a interessare il lungo lago che porta a Bellagio per due volte andate e ritorno è abbastanza dura, insomma. Comunque l'abbiamo fatta, l'abbiamo messa in porto, speriamo in un futuro ancora più roseo. Futuro, manca un mese per la grande Gavia Mortirolo. Quello è il fiore all'occhiello ovviamente, non c'è dubbio, Gavia Mortirolo e Santa Cristina. 175 km il percorso di gara del lungo, 155 il medio, 85 il corto. Il lungo addirittura parliamo di 4500 metri di livello.